Buongiorno da Ilenia e da Morgana. oggi andiamo ad aprire i nuovi. Cocoro amici del cuore. Praticamente è la serie 2 e la cosa bella è che sono floccati, sono pelosetti. Allora, la Sbabam ce ne ha mandato uno per, come si dice? Secondo me è come se fossero Famiglia. le quattro stagioni queste, Sì, volendo. no. Inverno, poi c'è l'estate, la primavera e l'autunno, questo colore. Animali domestici, animali della Sì, lo foresta. Sì. so. Adesso vediamo. Penso che dentro che trovate in allegato con la rivista. Noi, come sempre, ringraziamo la Sbabam per averci dato la possibilità di potervi recensire questo prodotto che a noi piace tantissimo. La serie 1 ci era piaciuta molto, molto, molto. Allora, trova il rarissimo cuore d'oro, colleziona tutte le sette emozioni dei Cocoro o Cocoro, adesso non so bene come si dice. Qua, come sempre, abbiamo un codice che potete usare per fare gli ordini sul sito della Sbabam, eccolo qua. Qui abbiamo Facebook e YouTube. Allora, praticamente sono gli animali della giungla, penso che siano questi, gli animali del, questi, gli animali della giungla, gli animali del bosco, penso che siano questi con la ghianda, quindi casetta arancione gialla. Gli animali domestici, penso che siano questi, penso proprio di sì, penso, ma non sono sicura. E poi gli animali artici, qua non possiamo sbagliarci perché abbiamo il fiocco di neve con la neve sulla nostra casetta. Qua abbiamo una storiella, come sempre i giochi, c'è la sabbia con la sabbia cinetica, altri giochi. Unisci Unisci i puntini. puntini e qua abbiamo ancora il cocoro con i cuori, il cuore rosso dell'amore, l'amicizia, la bellezza, il coraggio, il cuore dei sogni, la felicità e il cuore d'oro. L'unica pecca, secondo me, di questo libretto, non me ne vogliate a male, signori della Sbabam, una piccola checklist, in modo che magari uno può già farsi un'idea, anche se è vero che qua si può. Però secondo me una checklist potrebbe andare più che bene. Intanto non metti a fuoco. Eccoci qua. Allora, io sicuramente aprirò questa. Tu, Morgana? Della foresta. Ok. Allora, apriamo un po'. Allora, chi parte? Parto io? Allora, apriamo subito la porta d'ingresso. No, la finestra prima, per vedere il cuore. Se io volevo vedere prima l'animale, No, prima il cuore. allora prima apriamo il cuore. Cuore azzurro per noi. Abbiamo Dei trovato sogni. il cuore dei sogni. Andiamo ad aprire la porta e chi ci troviamo dietro la porta? Troviamo un micio. Ecco, aspettate, qua vi fa vedere le pile. Tanto apro tutto perché io come al solito non riesco. Ecco, sotto al tetto c'era la checklist, quindi la casa va per forza smontata. Allora, abbiamo trovato Gaia. Gaia, sono carina e simpatica, anche se a volte mi piace fare gli scherzi e questo fa arrabbiare i miei amici. Poi però facciamo subito la pace. Abito nel mondo delle coccole, il mio compleanno è il 6 novembre, i miei amici sono Peggy e Tito, il mio colore preferito è verde come l'erba gatta. Peggy e Tito, andiamo a vedere chi sono Peggy e Tito. Peggy e Tito praticamente sono gli altri suoi compagni del mondo delle coccole, mondo dei ghiacci, eccoli qua, mondo del bosco e il mondo della giungla, con i nostri cuori. Abbiamo trovato il cuore Azzurro. che è il cuore dei sogni, tienilo stretto e ti aiuterà a realizzare i tuoi desideri più belli. Aspetta che è sfocata. No, non va. Non va?
Sicuramente non fa contatto bene. Oh, ecco, adesso. Eccolo qua. Vedete? È molto bello, molto morbido. È carino, i coccoli sono bellissimi. Ok. Quindi il primo, anzi la prima perché è una bimba, abbiamo trovato Gaia. Bene, adesso apro il bosco. Allora, la finestra. E troviamo il cuore giallo. Ok, chi è il cuore della felicità? E apriamo la porta. Ah, non abbiamo detto una cosa importante. La rivista e il cocoro costano 5,99 euro. Li trovate in edicola. Ok, ci sta. Vai. Oh mamma, cos'è un È orsetto? un'orsetta. Ah, Puccio. Vabbè, quella sotto. Leggi, vai. Allora, si chiama Ambra. Sono molto dolce e affettuosa, mi piace giocare con gli altri animali del bosco e sono molto golosa di dolci, ma soprattutto di miele. Abito nel mondo del bosco, il mio compleanno è l'8 dicembre. I miei amici sono Eric e Viola. Il mio colore preferito è arancione come le farfalle. Eric e Viola sicuramente sono i suoi compagni del bosco, infatti, eccoli qua. E lei ha il cuoricino giallo. Bella. È di un marrone quasi tendente al rosso, è molto scura. Ed è fatta veramente Bene. bene. Adesso andiamo ad aprire il mondo dei ghiacci. Verde, Abbiamo il del cuoricino coraggio. verde. Ci lascerò un'unghia e abbiamo trovato, non so che cos'è adesso, andiamo, cos'è l'opacchiotto Laschi, forse. o Laschi, oppure vediamo. Il lupo. Eccolo qua. Tanto la mia assistente. Allora, abbiamo trovato blu. Sono forte e coraggioso, mi piace affrontare nuove sfide e lanciarmi in nuove avventure con i miei amici Neve e Fiocco. Abito nel mondo dei ghiacci, il mio compleanno è il 19 aprile, i miei amici sono Neve e Fiocco, il mio colore preferito è il blu, è ovvio. Guarda, cambia colore. No, ma che bello! E loro non lo vedono però, lo vedono solamente che... No, adesso così si vede un pochino. Guardate, cambia colore. No, vabbè, questo è bellissimo. Mio. L'ultimo, allora, della foresta. Cuore rosso. Oh, non abbiamo trovato il cuore d'oro. Mentre l'altra volta ne abbiamo Due. trovati tantissimi. Due. Ok. Il koala! Allora, così. Oh mamma. Ok. Che bellino Vai, che mamma, leggi. Ecco. è. Allora, lui si chiama Lino. Sono riservato ma molto spiritoso. Amo stare in compagnia dei miei amici. Sono molto goloso. Anche a me piacciono molto le coccole. Abito nel mondo della giungla. Il mio compleanno è il 22 settembre. I miei amici sono Rico e Zira. Il mio colore preferito è verde come le foglie. Qua. Il cuore rosso è il cuore dell'amore e la sua luce avvolge tutti gli innamorati in una magica atmosfera, mentre il cuore verde è il cuore del coraggio che dona l'energia della terra e della natura a tutti i bambini. E qua abbiamo il cuore rosso. Eccoli qua. Questi sono i quattro coccoli che ci sono stati inviati dalla Sbabam. Ci piacciono
tantissimo. Sono veramente carinissimi. Sono tutti belli. Gatino. Questo qua è bellissimo. Sì, sono belli tutti, anche il gatto. Sì. Bene, diteci se magari li avete già acquistati, se vi piacciono, quale vi piace di più, quale vi piace di meno, fatecelo sapere, scrivetecelo nei commenti. Noi vi salutiamo, vi mandiamo un bacio grosso e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.